Ciao a tutti, benvenuti. Oggi vi voglio parlare ancora di dispersia verbale, ma vi voglio presentare in particolare degli strumenti che utilizzo per lavorare con la dispersia verbale che mi stanno dando veramente tantissime soddisfazioni e che quindi potete, che propongo per chi è un logopedista come me, suggerisco per lavorare con i pazienti la cui dispersia magari è un po' più ostica e che propongo anche ai genitori, magari può essere un'idea, su cui discutere con il vostro logopedista. Io mi chiamo Daria Protti, sono una logopedista ovviamente, sono anche la mamma di un super fantastico bimbo nello spettro. Se l'argomento vi interessa, come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per gli avvisi. Se siete interessati anche al gruppo Facebook e alla newsletter, cliccate la freccia qua sotto. Nella descrizione del video trovate i link, okay? E trovate anche i link per comprare queste cose qui fantasticissime, le Shapes, Apraxia Shapes di Talk Tools. Ok, qual è la differenza? Io nel trattamento della dispersia verbale utilizzo molti approcci terapeutici. Se volete potete vedere il video della settimana scorsa che ho fatto su le varie cose da guardare per affrontare in maniera corretta una dispersia verbale, in maniera globale più che altro, o il video che ho fatto dedicato al prompt, sempre metto i link qua sotto. Metodo secondo me d'eccellenza per il trattamento della dispersia verbale, però quando i bimbi sono in maggiore difficoltà, io veramente ho ottimi risultati con degli strumenti fisici. Perché? Perché questi servono proprio per shape, quindi per formare il movimento in maniera fisica per il bambino, ok? B, bolle. Papà, ok? No. Che cosa succede? Perché sono così tanto di più di aiuto? Perché se il bambino è veramente in difficoltà a livello di formulazione di un movimento, di programmazione di un movimento, la dispersia che cos'è? Io so cosa voglio dire, ma il mio cervello non dà gli input motori corretti, quindi io non riesco a dire no e mi viene na 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 na, ok? Perché io non riesco a dare gli input alla mia bocca, alle mie labbra, ai miei muscoli masseteri per arrotondare in o in o, ok? Che cosa succede? Succede che se io utilizzo uno strumento fisico, io faccio la cosa opposta, cioè formo il movimento in maniera artificiale e faccio capire come non mai al bambino che cosa deve fare, che posizione deve assumere per andare ad arrotondare. O ho bimbi che non riuscivano a effettuare la chiusura labiale, per poi andare a fare il movimento vibratorio della e questo strumento pratico vi aiuta tantissimo a chiudere le labbra e fare il movimento di pressione e vibrazione che è coinvolto nella ok? Proprio come per tutto, la settimana scorsa c'era un genitore che mi scriveva nei commenti dei video dicendo perché il mio bambino fischia, il fischietto non soffia le bolle. Perché il fischietto è uno strumento fisico, tangibile e il mio bambino sa, cioè poggia le labbra lì ed è aiutato nel movimento, ok? Perché, ok, io devo solo poggiare le labbra e soffiare, ma è l'armonica che forma il movimento, ok? Che mi dice come le devo posizionare, mentre invece quando devo soffiare le bolle io devo fare tutto da solo, perché le bolle sono qui belle a distanza, ma è la mia bocca. Deve fare tutto da solo senza nessun tipo di aiuto fisico, a meno che tu non formi il movimento del bambino così, aiutandolo, come abbiamo visto nel video delle bolle. Peraltro, se vi interessa, andatelo a vedere, c'è qualcuno che fa musica fuori. E quindi, tornando a questi strumenti, io sono veramente riuscita con grandissima soddisfazione a formare le famose b, p. In bimbi che erano veramente in difficoltà, nonché l'arrotondamento. Tanti bimbi nello spettro che hanno veramente difficoltà
soprattutto con l'arrotondamento, quello è un movimento che statisticamente risulta particolarmente complesso, riescono poi a formarlo con O, U, O, U, uno, uno, O, orso, O, osso. Questo proprio gli dà una spinta incredibile per partire a formare un movimento che loro non avrebbero altrimenti saputo formare. Ok, quindi le uso da pochissimo, sono veramente fantastiche, mi danno tantissime soddisfazioni nei casi in cui la difficoltà è un pochino superiore o anche nei casi in cui voglio velocizzare il trattamento, perché veramente certi bambini che poi dice ai genitori me li hai fatti comprare e li hai usati due volte. Sì, perché il bambino si sblocca subito, due volte e la prende subito l'input e poi zic, non ce n'è più bisogno. Si potrebbero anche costruire, ma a me piacciono tantissimo comprati perché sono fatti veramente bene, molto buona la texture, come si dice, no? Quindi la consistenza dello strumento a contatto con la bocca, perché ricordiamoci che i nostri bimbi tante volte hanno un problema di percezione sensoriale, quindi questi sono belli lisci, compatti, solidi, non è la stessa cosa se utilizzo il bastoncino di legno e tutto sommato poi non costano così tanto, non li vendo io, quindi non sto cercando di pubblicizzare niente, quindi questo è tutto per oggi, un saluto, ci vediamo al prossimo video.